Mamò de Blanco, surreale 2 di Picche a Matano, la reazione di Alberto. Momento tragicomico alla vita in diretta. Alberto Matano sperava di avere per qualche minuto in collegamento Blanco e Mamone, i trionfatori del Festival di Sanremo 2022. E invece i due baldi giovani hanno liquidato l'inviata del talk pomeridiano di Rai 1, Anna Maria Prina, facendo spallucce e spernacchiando una barzelletta. Se la situazione non fosse stata così surreale e se non fosse che i due cantanti in questo momento godono del favore e della simpatia dell'Italia intera, c'è da scommettere che si sarebbe creato un polverone. E invece Matano ha giustificato i ragazzi, senza alimentare alcuna polemica. Anna Maria Prina ha provato a intercettare i due cantanti di Brividi quando sono sbarcati a Roma per essere ospiti di Amadeus ai Soliti Ignoti. All'aeroporto erano attesi dall'inviata. Peccato che quando l'abbiano vista se ne sono fregati altamente, tirando dritto. La giornalista non si è data per vinta e li ha seguiti, nel tentativo di farsi rilasciare qualche dichiarazione. Ha provato pure a giocare la carta moglie di Amadeus, dicendo ai due cantanti che in studio c'era Giovanna Civitillo. Nonostante ciò, Blanco e Mamood hanno fatto spallucce. Poi il cantante di Soldi ha trasformato il servizio in un qualcosa di ancor più surreale, raccontando una barzelletta: cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert. Il conduttore Alberto Matano li ha scusati per lo stress e tutti gli impegni dei giorni successivi alla loro vittoria sanremese. Sanremo, postumi le urla di Donatella Rettore e la polemica della figlia di Raul Casadei. A proposito di postumi da festival, D'Agospi ha rilanciato l'indiscrezione relativa a una furibonda lite tra Donatella Rettore e Dito nella Piaga. Motivo? Pare che la cantante di Cobra, dopo aver saputo da Amadeus che era stata la collega e non lui a non volere un medley dei suoi successi nella serata delle cover, abbia fatto volare stracci e non solo, con tanto di urla in hotel a certificare la brocca perduta. Sempre restando in tema di polemiche post-festival, da segnalare che Mirna Casadei, figlia di Raul, morto lo scorso anno causa Covid, se la sarebbe presa non poco con Amadeus per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole: avete pestato una ca. Momento tragicomico alla vita in diretta. Alberto Matano sperava di avere per qualche minuto in collegamento Blanco e Mamone, i trionfatori del Festival di Sanremo 2022. E invece i due baldi giovani hanno liquidato l'inviata del talk pomeridiano di Rai 1, Anna Maria Prina, facendo spallucce e spernacchiando una barzelletta. Se la situazione non fosse stata così surreale e se non fosse che i due cantanti in questo momento godono del favore e della simpatia dell'Italia intera, c'è da scommettere che si sarebbe creato un polverone. E invece Matano ha giustificato i ragazzi, senza alimentare alcuna polemica. Anna Maria Prina ha provato a intercettare i due cantanti di Brividi quando sono sbarcati a Roma per essere ospiti di Amadeus ai Soliti Ignoti. All'aeroporto erano attesi dall'inviata. Peccato che quando l'abbiano vista se ne sono fregati altamente, tirando dritto. La giornalista non si è data per vinta e li ha seguiti, nel tentativo di farsi rilasciare qualche dichiarazione. Ha provato pure a giocare la carta moglie di Amadeus, dicendo ai due cantanti che in studio c'era Giovanna Civitillo. Nonostante ciò, Blanco e Mamood hanno fatto spallucce.
poi il cantante di soldi ha trasformato il servizio in un qualcosa di ancor più surreale. Raccontando una barzelletta, cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert. Il conduttore Alberto Matano li ha scusati per lo stress e tutti gli impegni dei giorni successivi alla loro vittoria sanremese. Sanremo, postumi le urla di Donatella Rettore e la polemica della figlia di Raul Casadei. A proposito di postumi da festival, Dagospi ha rilanciato l'indiscrezione relativa a una furibonda lite tra Donatella Rettore e Dito nella Piaga. Motivo? Pare che la cantante di Cobra, dopo aver saputo da Amadeus che era stata la collega e non lui a non volere un medley. Dei suoi successi nella serata delle cover, abbia fatto volare stracci e non solo con tanto di urla in hotel a certificare la brocca perduta. Sempre restando in tema di polemiche post-festival, da segnalare che Mirna Casadei, figlia di Raul, morto lo scorso anno causa Covid, se la sarebbe presa non poco con Amadeus per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole avete pestato una ca. Momento tragicomico alla vita in diretta. Alberto Matano sperava di avere per qualche minuto in collegamento Blanco e Mamon, i trionfatori del Festival di Sanremo 2022. E invece i due baldi giovani hanno liquidato l'inviata del talk pomeridiano di Rai 1, Anna Maria Prina, facendo spallucce e spernacchiando una barzelletta. Se la situazione non fosse stata così surreale e se non fosse che i due cantanti in questo momento godono del favore e della simpatia dell'Italia intera, c'è da scommettere che si sarebbe creato un polverone. E invece Matano ha giustificato i ragazzi, senza alimentare alcuna polemica. Anna Maria Prina ha provato a intercettare i due cantanti di Brividi quando sono sbarcati a Roma per essere ospiti di Amadeus ai Soliti Ignoti. All'aeroporto erano attesi dall'inviata. Peccato che quando l'abbiano vista se ne sono fregati altamente, tirando dritto. La giornalista non si è data per vinta e li ha seguiti, nel tentativo di farsi rilasciare qualche dichiarazione. Ha provato pure a giocare la carta moglie di Amadeus, dicendo ai due cantanti che in studio c'era Giovanna Civitillo. Nonostante ciò, Blanco e Mamoud hanno fatto spallucce. Poi il cantante di soldi ha trasformato il servizio in un qualcosa di ancor più surreale. Raccontando una barzelletta, cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert. Il conduttore Alberto Matano li ha scusati per lo stress e tutti gli impegni dei giorni successivi alla loro vittoria sanremese. Sanremo, postumi le urla di Donatella Rettore e la polemica della figlia di Raul Casadei. A proposito di postumi da festival, Dagospi ha rilanciato l'indiscrezione relativa a una furibonda lite tra Donatella Rettore e Dito nella Piaga. Motivo? Pare che la cantante di Cobra, dopo aver saputo da Amadeus che era stata la collega e non lui a non volere un medley. Dei suoi successi nella serata delle cover, abbia fatto volare stracci e non solo con tanto di urla in hotel a certificare la brocca perduta. Sempre restando in tema di polemiche post-festival, da segnalare che Mirna Casadei, figlia di Raul, morto lo scorso anno causa Covid. Se la sarebbe presa non poco con Amadeus per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole avete pestato una ca.